c'era la figlia del pasticcere che ha i capelli rossi e le treccine e mi fa un cenno con la mano. Io posso sorridere. Sì, questo lo posso fare. Sarà in scena dal 18 novembre al 5 dicembre. Hikikomori è la nuova produzione del Teatro 2 di Parma, uno spettacolo diretto da Vincenzo Picone che porta in scena il testo dell'austriaco Hoegler Schober. Uno spettacolo che prende spunto dal fenomeno giapponese Hikikomori, in cui rientrano tutti quei giovani, per lo più adolescenti, che si isolano dal mondo estraniandosi completamente e rinchiudendosi fra quattro mura, per raccontare, fra citazioni cinematografiche e letterarie, un disagio sociale che si sta espandendo nel mondo. H è il nome del protagonista, interpretato da Gianmarco Pellecchia, che si fa simbolo di una generazione che vede nel rifiuto di condividere il proprio corpo con gli altri l'emblema dei tempi moderni. In scena, insieme al protagonista, Laura Clery, che interpreta sua madre. Io sono venuto, come dire, a conoscenza del fenomeno dei Hikikomori la scorsa estate. E ho cominciato innanzitutto a studiare quali erano le dinamiche, no, di questi ragazzi, perché è un fenomeno comunque tipicamente giapponese, che in realtà negli ultimi anni se ne sta parlando molto anche appunto in Europa. E mi sono imbattuto appunto in questo testo di questo autore austriaco molto giovane, che mi ha subito, come dire, interessato, perché aveva in luce una serie di dinamiche interessanti, non solo dal punto di vista di questi ragazzi che si recludono in casa e non escono più, ma perché in realtà mostrava delle dinamiche molto più interessanti, ossia non solamente l'hikikomori come fenomeno patologico, ma come patologia sociale. Qual è l'esigenza che c'è dietro la scelta di questo testo? La prima è quella di uno sguardo sui giovani, ma soprattutto perché credo che siano vittima di una sorta di tiro al bersaglio continuo da parte delle generazioni passate. Credo fortemente che tutte le accuse che sono mosse ai giovani di oggi non siano spesso superficiali e che siano soprattutto dovute a una mancanza nostra di leggere quelli che sono le esigenze di questi ragazzi qua, che sono gettati in un universo esploso e non gli si dà quelli che sono, secondo me, i mezzi fondamentali per capire quale può essere una strada a loro consona. Questa è la prima esigenza. La seconda è sicuramente un fastidio, tra virgolette, che provo del mondo in cui viviamo. E allora l'hikikomori mi pareva essere un rivoluzionario. E privando della società il suo corpo, inizia a disinnescare dei meccanismi, che sono quelli produttivi, che sono quelli economici, che sono quelli educativi, che sono quelli del linguaggio stesso. Hikikomori è difficile da tradurre, è difficile da definire. Ci sono degli spunti presi da Kafka. Per due motivi, principalmente. Uno per le metamorfosi. Perché nelle metamorfosi accade qualcosa di molto similare a quello che viene a questo ragazzo che poi è il protagonista dello spettacolo. Cioè un giorno si sveglia, non si scopre probabilmente Scarafaggio come Gregor Samsa, ma si trova rinchiuso in una stanza. E soprattutto dall'altra parte c'è una famiglia, in questo caso c'è una madre, che non si preoccupa di come sta Gregor, di come sta in questo caso H, ma si preoccupa di cosa diranno i vicini. Si preoccupa di come faranno a mangiare dopo che la madre sarà andata in pensione. Si preoccupano di tutta una serie di dinamiche sociali, ancora una volta, che ho trovato, come dire, nelle metamorfosi in maniera come dire, emblematica. Un altro racconto ancora più interessante da questo punto di vista qui è stato sicuramente La Tana, in cui si parla di questo soggetto non ben identificato, non si capisce nel racconto se è un uomo, se è un animale, se è un essere antropomorfo, che si rinchiude in una tana perché ha una sorta di fobia, di paura dell'altro. È uno spettacolo che è rivolto anche ai ragazzi. Cos'è che dovrebbero conservare da questa esperienza? Io credo sempre che i ragazzi percepiscono poi spesso le cose, soprattutto a un certo tipo di età, cioè quello dell'adolescenza, a volte anche a livello proprio empatico. Credo fortemente che ci sia un tipo di conoscenza, di anche recezione dei messaggi che passi attraverso delle cose che noi diamo per scontate. Sicuramente credo che capiranno benissimo quelle che sono un po' le riflessioni e certe dinamiche di cui si fa portatore, insomma, questo personaggio qui. La scenografia utilizza elementi classici, ci sono le immagini in video. È una sorta di tana, quella di H, che è una tana di un narciso, che è piena di specchi.
perché è piena di sguardi che sono i suoi e sono anche quelli degli altri in qualche modo, perché il pubblico praticamente sarà a pochi centimetri dall'attore, no? Una tana un po' tecnologica, nel senso che ci sono due monitor, c'è un computer, ci sono dei video che partiranno, e poi c'è un letto che ricorda un po' una teca, che ricorda un po' forse una bara, ma ricorda anche una macchinina delle autoscontro. Insomma, è un gioco anche, insomma.